Buongiorno, terzo giorno a Kyoto, siamo a Shiminari, la montagna, diciamo, dove ci sono tipo migliaia di tori rossi tutti allineati. Questi che vedete alle nostre spalle, questi archi arancioni, sicuramente molto suggestivo, no? C'è un fottio di gente, una vranicata di gente, però vabbè, siamo per entrare, eh? Qui ancora non era proprio, diciamo, l'ingresso principale. Un po' sudati, ce l'abbiamo fatta. Siamo partiti in una barrancata di gente, come abbiamo detto prima, siamo rimasti in quattro colpi. È stato bello. E adesso riscendiamo, vediamo un attimo di tornare alla civiltà. Tra parentesi, Nari è il dio del commercio e dell'artigianato. I commercianti vengono qua, si fanno la passeggiata rituale. Infatti posso aggiungere una cosa: ogni toro è diciamo, è stato donato da un'azienda. Esatto, commercio. Ed è stato stesso anche il dio del riso, che penso è la fonte principale di commercio qui in Giappone. Questo è l'altare di Nari. Va bene, noi scendiamo. Allora, siamo a Sayonara. Alla Shiyama. Dove c'è, potete vedere le nostre spade, la foresta di bambù. È una situazione molto affascinante, ci sono veramente migliaia di bambù. Che te ne pare di questo? Concludiamo il nostro giro di Shiyama con la visita del ponte. Non è difficoltà, puoi aiutare. Allora, dicevo, completiamo la nostra visita ad Shiyama con la visita del ponte Togetsukyo. E niente, completiamo qui. Abbiamo assaggiato il gelato, vediamo tutto questo gelato virgo. Che cazzo è il gelato verde? L'abbiamo assaggiato, fa schifo. Ma quello meno c'è. Buttare Pietro, poi si è volato e l'ha mangiato. Detto questo, vorremmo riuscire ad andare a Lonsen. Ma vediamo se ci riusciamo, eh? Lo diciamo fra poco. Ciao. Quindi a Lonsen ci siamo stati. È il Kurama Onsen che vedete in foto. È un'esperienza unica assolutamente da fare in Giappone. Ci siamo stati al crepuscolo con l'aria frescolina, si entra completamente nudi, separati maschi e femmine. Non vi facciamo vedere nulla perché in realtà è vietato portare fotocamere e videocamere, facilmente raggiungibili con i mezzi da Kyoto, ci si mette un'oretta abbondante, altrimenti con un taxi. Buongiorno, ciao. L'ultimo giorno a Kyoto, intervistalo. Siamo al parco di Nara, lui sta tranquillamente mangiando. Ci vado a carezzare. Tutti quanti qui in cervi. Ciao.
grazie all'aiuto di Pasquale, che poverino non ha nemmeno mangiato, abbiamo trovato il famoso kibo. L'abbiamo mangiato onokonomiyaki. Buonissimi, udon. Oh, stupendi, famosi. Rimasti tutti, udon. No. E no. Patate. Patate. Io ho mangiato tutto, tanto questo Herbis Plaza, bellissimo. Posso dire una cosa? Tra tutte le scene che abbiamo fatto, io volevo dire che la più buona è stata la seconda sera a Tokyo. Sì, ma questo non c'entra, è un'altra puntata. Era la puntata di 5 giorni fa. In conclusione, ciao. Domani mattina. Salutate. Ciao.